Un menù degno di un ristorante gourmet con 5 proposte diverse per ogni portata che hanno messo a prova l'abilità acquisita dai ragazzi nel corso di 4 anni di studio e di pratica. La prova d'esame per gli allievi del corso Sala e Cucina del PFP Valtellina è consistita proprio nella preparazione di un pranzo alla carta, al termine le loro parole emozionate di gratitudine. Volevamo ringraziare il PFP e tutti i docenti per averci fatto passare degli anni fantastici che purtroppo sono volati. Grazie perché comunque ci avete aiutato a raggiungere i nostri obiettivi e a farci crescere e con tanta pazienza ci avete aiutato a realizzare i nostri sogni, accompagnandoci in quella che sarà la strada che ci farà diventare adulti. Grazie, grazie di cuore al direttore Fini per essere stato sempre presente ed affettuoso con noi. Per questi ragazzi ora si aprono le porte del mondo del lavoro che offre interessanti opportunità nel settore alberghiero e della ristorazione. Da domani cominciano ad affrontare la vita con in tasca e soprattutto con in testa una capacità di affrontare e risolvere sia le questioni lavorative ma credo anche le questioni che vanno al di là del lavoro, perché qui oltre a insegnare come si cucina, come si serve, insegniamo anche a stare un po' al mondo. Quindi questo penso sia la migliore soddisfazione che come direttore di questa scuola ho. Bilancio soddisfacente quest'anno anche per l'altra struttura del PFP Valtellina, ovvero il Vallesana di Sondalo, sede di una molteplicità di iniziative. A Vallesana Sondalo abbiamo fatto cose straordinarie, dagli Erasmus alla convittualità, all'ospitalità dell'ENEP con tutte le sedi Vimercate, Varese e Cantù. Novità dell'estate, il PFP ha siglato un accordo con la fabbriceria di Eita per la gestione del rifugio in Val Grosina di proprietà del comune di Grosio, apertura dal 15 giugno. Questo non per fare l'albergatore o ristoratore o rifugista, ma per consentire ai miei ragazzi di sperimentare sul campo cosa vuol dire veramente avere a che fare con la clientela, non solo locale, ma anche soprattutto frequentatore di bike e quindi turisti tedeschi, svizzeri, con esigenze, peculiarità, modi di alimentarsi, culture, modi di dormire, perché c'è anche una parte di carattere alberghiero, e quindi questo credo che sia la nuova sfida che stiamo mettendo in cantiere da quest'anno.